a tutti ragazzi e bentornati a una nuova puntata di Dishonored. Il mio nome è, come sempre, Quit18 e abbiamo assistito alla morte di Lord Pendleton, che non è morto per mano nostra, quindi viva viva noi. Ora ci porteremo di nuovo qua sopra. E mi sa che faremo semplicemente il giro da lì. Ciao. Yeah. E siamo passati. Perfetto, stiamo andando da Martin. Sì, certo. Oddio. No. Ma non sono un assassino. Lo scriverò di nuovo. Deve capire. Lo so che sei qui. No, che non lo sai. Sì, devi tornare subito indietro. Martin, tu sei qua dentro, vero? Non mi credere che è stato uno scherzo della mia mente. Niente da fare, vieni fuori. Ah, Martin è lì che guarda quella roba lì. E non c'è nessuno qua. Perché sono tutti a cercarmi di lì. Sappiamo che sei qui. Stavolta l'hai fatta franca. So che sei qui. Lo so che sei qui. Non capisco. Ah, sta guardando lì sotto. Potrebbe tornare. Controllate ovunque. Ciao Martin. Hai avuto pensi di ottenere una squadra tutta tua dopo ieri notte? Credo proprio. Dormi. Yes. Abbiamo la chiave dell'ascensore perlomeno. E il faro. L'isola di King's Sparrow si trova al centro del fiume Renhaven. Fino al secolo scorso è stata usata esclusivamente dai pescatori e per alcune sporadiche cerimonie religiose. Durante l'insurrezione di Morley, l'isola... Sì, va bene. Trattati storici. Ti troverò, vedrà. Facciamo uno scherzo a Martin, dai. Lo so che sei qui. Martin? No, Dove sei? Lasciamo Martin lì, no, non sotto la pioggia che poi fa la pipì. Lasciamolo qua. Ti sei addormentato qua. Ok. Non è una cosa molto carina da far vedere ai tuoi superiori. Lo so che forse dovrei uccidere Martin. Ha sparato a Pendleton. Quindi un po' si è rifatto, diciamola così. A meno che non lo posso svegliare, no. Forse dovevo parlargli. Un'altra promozione. No, non avevo voglia. Quindi amen. Andiamo al faro. Direi che possiamo utilizzare questa sopraelevata di sarcavolo per muoverci tipo così. E muoverci sopra le teste di tutti. Sì, sì, si può fare. Perfetto. Siamo invisibili e nessuno ci vedrà. Oh, 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 oh. Sei una vera disgrazia. E poi rientriamo di qua. Perfect. Non voglio rischiare di incorrere in quella guardia lì. Quindi poi saliamo su di qua. Ci abbassiamo così. Ok. E poi saliamo di qui. Dopodiché su di lì. Aufe. E lì c'è l'ascensore. Ok. Quindi come vogliamo attaccarlo? Allora, lì c'è una di quelle torri. Chissà dove sarà il controllo. Sembrerebbe da nessuna parte. Ma a noi va bene. Possiamo o passarle sotto, ma credo che ci zapperebbe. E no, dobbiamo per forza passare sopra. Lì giù. Allora,
Hanno scelto la fazione sbagliata. A dire il vero, non so quale sia quella giusta. O li uccidiamo tutti. Assolutamente chiaro. Nessuno sa. Facciamo il passaggio sicuro. No, abbiamo visto la bambina, cioè l'imperatrice, attraversare il posto di guardia ed entrare nel faro. Poi abbiamo sentito sparare. Siamo contro il posto di guardia, ma era sbarrato. Chi dice? Mi dispiace, ragazzi. Non nel senso che distruggerò. Good job. Quando ti troverò, sarà no, 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 no. Sei mio. No, non è vero. So che sei qui intorno, feccia. Bene. Vedi? Non devi inseguirmi, non devi inseguire fantasmi, robe che non hai mai visto. Ottimo. Ah. Sta gente. Purtroppo era inevitabile. Erano anche delle, comunque delle guardie della regina. Quindi, boh, non so se sono molto contento di averle uccise. Perché comunque stavano difendendo Emily. Per quanto la stavano difendendo insieme ai cattivi, la stavano comunque difendendo. Ascensore. Perfetto. E va bene. Raggiungiamo il faro? E raggiungiamo il faro. Vai al faro di Perrogos. Oddio, mi si è bloccata la visuale. Perché? Volevo guardarmi intorno. Tristezza. Ok, ora posso guardarmi intorno. Che vista. Mi ricorda un po' le leve di Borderlands, non so perché. Però va bene. C'è nessuna guardia dell'ascensore? Veramente? Cioè, dai. Ah no, ce n'è uno. Ce ne saranno altri? Oh no 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 no. Giratelo. Attenti. Ah, cavolo. Sgombrare. Oh. Non si fa, ragazzi. Attenzione. Sgombrare. Niente, meno male. Non volevo venire scoperto così. Hai ucciso un mio amico, maledetto bastardo. Lo so, non è colpa mia. Si è accorto di me, ho dovuto farlo fuori, che palle. Va bene. Allora, lì c'è tizio 1. Noi non possiamo andare da nessun'altra parte, vero? Cioè, tipo... No, aia. Facciamo ricaricare. Ok. Ok, quindi... Una cosa così. Ma c'erano chiaramente le freccette. Ok, quindi qua. Ah, c'era una fottuta. Va bene. no sense, no sense, no sense. Yeah. Quindi possiamo, volendo, scalare da qui. Ok. Sì, perfetto. E ora usiamo la visuale. Perché non vedo nessuno? Non è bella sta cosa. Non voglio uscire senza vedere nessuno. Vabbè, lo dovremmo fare. Ah, ecco perché non c'è nessuno. Va buono. Uno scivola d'acqua. Che figata. Whee! Scivola d'acqua più lento del mondo. Siamo in alto. Mi sento un po' Batman in questo caso. Va bene. Comunque, siamo riusciti ad arrivare fino a qua. Abbiamo fatto addormentare Martin, giusto per ripicca. Non l'ho ucciso semplicemente perché, vabbè, ha sparato a Pendleton, quindi ci stava. E niente, ragazzi, io credo che terminerò qua la mia... questo episodio di questa serie.
Sto andando a passettini, non so ancora sto facendo, cioè onestamente credo di star facendo perlomeno 20, cioè almeno 10-15 minuti di video, o almeno lo spero. Onestamente controllerò appena posso, perché sono abbastanza incuriosito dal tutto. Ui, no eh. Aha! Ti ho battuto, legge di gravità. Ok, niente. E niente ragazzi, oddio che figata qua dentro. Si trattano bene eh. Posso rompere il vetro? No eh, ovviamente. Oddio, ho l'obiettivo aggiornato, libera Emily. Dov'è Emily? Va bene. E niente, il mio nome è come sempre Quit108. Ciao a tutti. Ok, no, sono andato a controllare, non so perché ho il cannello con occhiali addosso, comunque sono andato a controllare e no, era 11 minuti circa la prima parte, quindi direi che continuiamo per un attimo. Dov'è? E cammina, bambino. Bastardo! Emily! Andiamo a salvare Emily! Stai fermo, stupida bambina. Lasciami stare, sono l'imperatrice. Non hai imparato niente della tua breve vita. Le imperatrici sono solo pedine e a volte possono anche morire. È stato tutto. La peste ucciderà tutti. Potevi sedere al trono con me. Dormi! Ciao! È caduto Evelock, non è stato neutralizzato. Che saresti venuto. Ciao Tata. Ciao Tata. Meglio così, tanto li avrei fatti uccidere. Non li ha uccisi. Io diventerò imperatrice. Emily, mi ricordavi molto la bambina dell'esorcista. Comunque. Fine. LOL. Non ci credo. Che cosa ci dirà la storia? Eh sì. Che la figlia di un'imperatrice uccisa è salita al trono calpestando una montagna di cadaveri scortata da un assassino chiamato Corvo? No, la faccia di Corvo. No. Dirà che la piccola Emily Coldwin prima è andata al potere in un'era di terrore e corruzione, facendo del suo meglio in un mondo che non è gentile con le bambine e con le imperatrici. Patato. Ratti. Tanti ratti. Vediamo che finale abbiamo avuto. Samuel! Perché stai andando a cercare la balena bianca? Che i racconti menzionino il tuo nome o no, Corvo, lei ricorderà per sempre che tu c'eri. Patata. Quindi ho avuto Dunwall nel caos, quindi ho avuto il finale brutto. Vabbè. Comunque, è stato un gioco particolare, devo ammettere. Mi è piaciuto il colpo di scena finale dove ti tradiscono, eccetera, eccetera. Non me lo sarei aspettato da un gioco che comunque sia doveva essere abbastanza corto. Invece abbiamo avuto i nostri buoni 25 episodi di serie, il che va bene. Insomma, sono contento di averlo giocato, contento di aver salvato Emily, non tanto contento del finale perché è Dunwall del caos, quindi avevo il caos troppo alto per fare il finale buono, però ci può stare, nel senso che comunque ho giocato come mi sentivo di giocare, come mi è riuscito di giocare
non conoscendo i livelli, non sapendo niente. E devi contare anche questo. Molta gente dice, ma sei troppo poco stealth, eccetera, eccetera. Però è molto facile se non si conosce il posizionamento delle guardie, il posizionamento di ogni singolo oggetto, no? Non si riesce a farlo alla prima volta tutto stealth, secondo me. Se ce l'avete fatta, complimenti. Perché io non ci sarei mai riuscito. Potrei rigiocarlo se avessi tempo, e nel caso magari vi farò vedere com'è il finale buono. Al momento non credo di aver tempo, c'è Sleeping Dogs, c'è Borderlands 2, ci sono un po' di giochi che devono uscire e che devo finire, ovviamente. Comunque sia, vi ringrazio tutti per l'estremo calore che avete dimostrato a questa serie. Alcuni addirittura hanno detto è il seguito di Sleeping Dogs, praticamente, cioè è il dopo Sleeping Dogs. E niente, insomma, avete amato questa serie. Io ringrazio tutti voi per l'affetto che avete dimostrato a me, a Nonna Cencia, che qualcuno mi ha anche scritto hai ucciso Nonna Cencia, ti odio, cose del genere. Ma comunque sia, è molto carino tutto questo, e siete dei grandi per essere rimasti con me fino alla fine, come sempre. Un'altra tacca da aggiungere a questo canale. Dishonored terminato, col finale del caos, ma terminato. Quindi spero che vi sia piaciuto. Se avete qualche idea per qualche nuova serie, postatemela qua nei commenti. So che molti di voi vogliono Assassin's Creed 3. Io non sono un grande fan di Assassin's Creed per quanto riguarda il gameplay. Ho giocato a tutti gli Assassin's Creed perché mi piace molto la storia. Quindi potrei anche farla una serie Assassin's Creed 3, perché comunque sia la storia si va avanti dalla parte di Desmond, però c'è tutta la storia nuova del nuovo tipo indiano, quindi quella potrebbe essere una figata. Non lo farò su PS3, quindi so che è già uscito per PS3 e Xbox. Uscirà il 27 settembre per PC, quindi potrei fare quello. Nel mentre magari potremmo fare anche qualcos'altro. Ditemi un po' cosa ne avete pensato della serie, quello che vorreste vedere nei prossimi let's play. E niente, il mio nome è come sempre Quit108. Da me, da Emily l'imperatrice e da Corvattano, Lord Protettore, è tutto. Ciao a tutti 108ers.